Ciao, buongiorno. Allora, ecco qui. Avanti e indietro è il funzionamento normale di questo sturatubi elettronico a batteria. Ce ne sono tanti in commercio, non, anche se cambia la marca, il funzionamento è lo stesso. Quindi se anche a te dopo un po' di tempo che l'hai utilizzato non funziona più, quindi non si muove più bene in avanti e indietro, provo a darti un consiglio con questo video su come ripararlo, perché sostanzialmente c'è un problema al cestello con l'accio dentro. Comunque, qui ci sono tutti i supporti vite qui che vanno svitati. Poi c'è questo qui, che è una vite un po' più, che mantiene un po' il gruppo rotante avanti, con una chiave esagonale da 5, se non sbaglio, lo devi svitare. Quindi svita tutte le viti come ti ho fatto vedere, come ti ho indicato. Poi devi svitare questo qui e devi separare le due unità. Ecco, ce n'è una portante con il motore, la batteria, eccetera, un'altra invece, come vedrai, è libero. Con un po' di attenzione, un po' di calma, sgancia tutto come ti faccio vedere. Ecco qui, il cestello è facile toglierlo via, come vedi, rimane sull'altra parte. Sarà un po' sporco, vabbè, tu sgancialo, poi gli fai una pulita prima di rimontare il tutto. Ecco, con un po' di movimenti si riuscirà, ecco qui, a staccarlo. Questo è il cestello che ha il problema. Questo è il suo funzionamento, avanti e indietro. Quindi questo qua adesso lo sganciamo. E questa è una, diciamo, una parte portante del nostro sturatubi, e lo mettiamo da parte. Allora, tre viti a stella, le andiamo a svitare. Ecco qui. Ora dobbiamo sfilare via tutta la sonda. Acceleriamo un po' il video. Mettiamolo in modo che non si apra dappertutto, che non ci arrivi in faccia. Ecco qui. Poi blocchiamo il tutto con una fascetta, una busta, come sto facendo io, in qualche modo. Comunque teniamoli bloccati, così non ci danno disturbo. Ecco, questa è la parte finale. Chiaramente è tutto sporco perché l'ho utilizzato per più di un anno costantemente, anzi direi un anno e mezzo. In descrizione ti lascio il link con il video che ho fatto per la recensione, e poi puoi acquistarlo anche su Amazon. Comunque, quindi sfila via, il laccio si stacca, non dovrebbe staccarsi ma si stacca. A proposito, qui c'è la connessione per comprare un nuovo laccio e inserirlo. Io ti consiglio comunque di svitarlo per un controllo, diciamo, anche per avvitarlo bene, perché a volte esce un po' dalla sua sede. Quindi in senso antiorario svita con un giravita a stella piccolo. Questo non è fondamentale, però io ti consiglio di staccarlo, pulire un po', non so, al limite la vite, controllare se il foro è integro, poi lo rimetti dentro bene in posizione facendo combaciare i due fori. Ecco qui, ci rimetti la vite che deve passare da un foro all'altro e avviti di nuovo. Ripeto, questa è un'operazione non fondamentale, però ti trovi smontandolo, ci fai un controllo. Ecco qui, stringi forte ma non fortissimo, attento, si può rompere. Chi mi segue sa che sono l'unico youtuber che ha veramente a cuore i propri follower, infatti rispondo a tutti i commenti sempre e anche abbastanza velocemente, quindi ti chiedo gentilmente di aiutarmi iscrivendoti al canale. Allora, dicevamo,
c'è questo tappeto di gomma sotto che va svitato. Se vedi che, non, che gira a vuoto come è capitato a me, prova a fargli dei segnetti e fai in modo che un giravite italiano grande schiacciato dentro te lo sviti. Questo è un tappeto con una gomma che serve a, servirebbe a svitarlo per far uscire fuori l'acqua che si è formata al suo interno. Non l'ho mai utilizzato per la verità, quindi in questo caso, come vedi, c'è un foro. Questo foro all'interno c'era collegato questa sonda di ferro che adesso non si mantiene più. Il problema è proprio quello, che quindi la sonda all'interno girava liberamente. Quindi fallo uscire dal buco e utilizza una vite a stella con una piccola rondella e avvitala forte. Vedi, sto facendo molta forza, non ne mettere una che si svita facilmente, altrimenti lo perderai. Fai in modo che vada un po' in tensione e devi avere più o meno questo tipo di risultato, in modo tale che la sonda al suo interno rimane bloccata, perché dall'esterno c'è questa sorta di rondella che lo tiene bloccato. Poi trova tu la sezione giusta, non è quello il punto fondamentale. Il punto fondamentale è mantenerlo bloccato. Poi, piano piano, riavvita tutto all'interno. Chiaramente in sede ci entra da solo, lo stesso la sua forza che lo fa entrare, lo fa posizionare. Quindi, riavvolgi il tutto. E diciamo che il grosso è stato fatto. Il problema era questo, almeno nel mio caso, ma sono sicuro che anche nel tuo caso sarà così. Poi chiaro, c'è anche l'usura dei braccetti eccetera, però sostanzialmente se questo qui, se il laccio all'interno, la sonda che dir si voglia, non è ben ancorata al cestello, quando il cestello gira non abbiamo lo stesso funzionamento. Ok, andiamo a riavvolgere velocemente tutto, ci siamo quasi. Ora vedi qui, se ti è caduto questo pezzo, va qui, sul lato dove c'è anche il rotore. Il rotore deve essere inserito qui dentro, come ti ho fatto vedere, come ti ho indicato, c'è un aggancio. Lo vedrai facilmente, un aggancio centrale dove si blocca il motorino, il rotore, che dir si voglia. Poi ci mettiamo il cestello inserito al suo interno, controlliamo che tutto sia messo bene, ma che il motorino sia fermo e non si muova. Poi prendiamo il nostro braccio frontale, che avrai comunque un po' pulito per quanto possa essere possibile. È ricaduto di nuovo questo pezzo qui serve tanto a dare la posizione al braccetto, quello scatto che fa ogni volta che noi lo muoviamo. Comunque, vedi, queste parti qui devono combaciare. Poi lo capirai meglio quando vai a rimontare. A un certo punto ti entra in sede, si blocca e quindi capisci che è stato messo bene. Ecco qui. Perfetto. Mantenendolo da qui, ti consiglio non appoggiare il cestello, sennò se ne esce fuori. Fai in modo che, mentre ci metti quest'altra parte della corazza, controlla pure i fili non devono uscire dalla sede, altrimenti si possono tagliare. Quindi falli entrare bene nella plastica in modo che non si trancino. Mettiamoci l'altro pezzo, l'altra cover. Controlla i tasti, falli uscire bene. Ecco qui. Poi c'è la parte frontale, questo disco di plastica che è un po' scocciante, lo devi inserire allargando un po' le plastiche, più o meno come sto facendo. Ok, riavvitiamo il perno grande.
e riavvitiamo tutte le altre viti. Ti consiglio di mettere prima le tre viti, quelle un po' più grosse, così che sono più portanti, diciamo, ti chiudono bene la struttura. E poi dopo ci vai a richiudere tutte le viti che c'erano quando l'abbiamo smontato. Questo braccetto sopra, ti ripeto, nel mio caso non è servito più, a te potrebbe ancora funzionare. Quindi vedi, adesso premendo esce fuori, premendo questo tasto laterale arancione, torna indietro. Io sto utilizzando soltanto questo tasto qui arancione, proprio perché purtroppo non mi funziona più questo qui, il braccetto. Però, tant'è, ho comunque risolto il problema.